La Confindustria Abruzzo ha scelto il suo nuovo presidente. Si tratta del cavalier Agostino Ballone, eletto all'unanimità e per acclamazione nel corso della riunione della giunta di Confindustria Abruzzo che si è tenuta oggi all'Aquila. Ballone, nato a Pescara 62 anni fa, ma residente da tempo a Teramo, è presidente e amministratore delegato di una delle più importanti realtà industriali abruzzesi, la Baltour, una società di autolinee di primo piano nel panorama italiano, con una rete di linee intercity che raggiunge 17 delle 20 regioni del nostro paese, oltre che 23 stati europei, per un totale di più di 500 destinazioni. Ballone, che succede sulla poltrona più importante dell'Unione degli Industriali Abruzzesi a Mauro Angelucci, dopo le elezioni ha voluto rendere note quelle che saranno le direttrici sulle quali si svilupperà la sua attività, parlando di riorganizzazione celere della Confindustria Abruzzese per unificare le quattro diramazioni provinciali, in una logica di efficientamento e razionalizzazione delle competenze e dei servizi. Questa è una sfida che raccolgo ben volentieri. Abbiamo molti temi da prendere in considerazione, a partire dalla riorganizzazione interna proprio del sistema confindustriale, molto sentito dagli associati, ma soprattutto i temi del lavoro, i temi dello sviluppo sono i temi che naturalmente andremo a sviluppare nel prossimo futuro. Guardi, la questione della sede è solo una questione di campanile, l'importante è che facciamo le cose, la Confindustria Abruzzo.